Wow, buongiorno! Oggi vi porto alla fiera del Madonnino. Lo sapete dov'è? A Bracagni, qui vicino a Grosseto. Buongiorno, oggi siamo ospiti dell'azienda agricola Badia Vecchia di Bargagli Loriano. Allora, buongiorno, siamo qui con Loriano Bargagli Buongiorno. della fattoria, azienda agricola Badia Vecchia. Allora, Loriano, dov'è l'azienda agricola e che cosa? Allora, siamo in località Badia Vecchia, Vetulonia, frazione di Castiglione a Pescara. L'azienda si occupa da sempre di allevamento di bestiame, maremmano, in selezione, iscritto al libro genealogico, dove si mantiene la razza, che è una razza ancora considerata in via di estinzione. Oltre a questo, vabbè, ci occupiamo di vendita diretta di carne e derivati, tra cui anche pasta di grani antichi, insomma, facciamo una serie di Senti, cose Loriano, io ho legate. visto che fai anche dei piccoli eventi, cioè nel senso fai vedere proprio le bacche, giusto? Sì, Le bacche sì, maremmane. sì, sì. E c'hai anche una sorta di carrozza, se non sbaglio. È un carro. Un carro antico, sì. Sì, ci Ma occupiamo anche di. queste sono visite che te fai, o diciamo organizzate, oppure queste visite uno viene perché giustamente te avrai da fare in azienda, insomma. Eh beh, sì, organizziamo una serie di eventi, fra cui queste passeggiate sul carro intorno all'azienda. Sinceramente andiamo molto su prenotazione, non è che è una cosa improvvisata, quindi diciamo bisogna prenotarsi, abbinato poi a una degustazione, Mamma mia. o ad una cena. Per trovarti su Abbiamo la nostra Facebook. pagina Facebook, Azienda Agricola Badia Vecchia o Badia Vecchia, chiedete l'amicizia. Ultima domanda. Hai dato dei nomi a questi animali Eh o beh non sì, ti hai dato? questo è Tiburzi, Tiburzi, perché ricorda il. è un brigante della Maremma, accanto a Tiburzi c'è Fioravanti e l'altro L'altro brigante non poteva brigante. mancare, ministro. Ministro, perché ministro? Beh, è un politico, quindi lui è un politico Poi e poi abbiamo senatore, Di qua abbiamo anche. è una femminuccia, si chiama M. Ortica. M. Ortica. Ortica, anche questi sono tutti maremmani iscritti al libro genealogico. Corri il Sì, palio dei ciuchi, i pali pali in in giro giro. E quello ormai più famoso. Allora, te ti chiamano è l'etrusco. Letrusco. Da cosa deriva questo nome Etrusco perché Letrusco? vengo da Vetulonia, che è una zona etrusca E poi faremo anche un dove video ho su Vetulonia e faremo iniziato. all'azienda se Sì, ci ospiti. volentieri. Dove io ho iniziato a correre negli anni 80, Quanti quindi pali hai vinto, se ti ricordi? non ricordo, L'ultimo che però ha un bel vinto? po'. L'ultimo ha vinto Prato Carmignano, Carmignano. bel palio, insomma. Loriano, ti Grazie ringrazio a voi, e niente, grazie a te. andate a trovare Loriano all'azienda agricola Badia Vecchia, che è in località Badia Badia Vecchia, Vecchia, di cui dà il nome sotto all'azienda, sì. Vetulonia. Buongiorno. Siamo con l'associazione Butteri della Maremma. Butteri della Maremma. E siamo alla La fiera. nostra associazione è un'associazione che è nata nel 1985 e ha come scopo quello di promuovere le tradizioni legate alla Maremma, ai valli maremmani e alla tradizione di monta maremmana. È stata fondata da 13 butteri di mestiere che negli anni purtroppo sono venuti a mancare, ma ci hanno lasciato la loro esperienza, le loro tradizioni e noi cerchiamo di portarle avanti, di
partecipando agli eventi della nostra zona, ma anche a eventi come quello della Fiera di Verona, a eventi che hanno come punto cruciale il cavallo. Sì. Quello è l'uncino, è famoso come la terza mano del buttero. Serve a fare tutto quello che da cavallo non si riesce a fare con la mano. L'associazione ha sede a Grosseto, noi ci riuniamo per fare le prove e per allenare i nostri cavalli in ogni posto dove c'è del bestiame che possiamo utilizzare per lavorare i nostri cavalli. Noi abbiamo due vacche maremmane nel nostro carosello di oggi, di Enzo Abbiati. In particolare noi abbiamo scelto le vacche perché hanno un forte legame, essendo legame col territorio, legato alla maternità che poi dà continuo alla razza maremmana. Il cavallo è un cavallo maremmano.